Alla base sapevo tutto quello che tu hai detto. Poi c'è un'altra cosa che probabilmente mi ha salvato, perché a me il gioco non piace. Anzi, tutte le volte che vedo le sale, corse, queste cose, mi viene un'ansia pazzesca e non provo nessun interesse per quel mondo lì. In questo modo, ovviamente, ho cercato di farmele piacere, ma in maniera seria. E nello stesso tempo, comunque, nel mio DNA c'è un legame molto stretto con la verosimiglianza, quindi non volevo nemmeno fare delle macchiette o raccontare, come dire, un mondo che non è simile a quello reale. E tutte queste valvole di sicurezza poi mi hanno permesso di costruirne uno, come dire, a mia immagine e somiglianza, che però rispecchiasse, non offendesse, come dire, il vero. E poi ovviamente io non volevo fare un film sul gioco. Il gioco è importante, cioè c'è una partita di poker, diciamo molte delle scene si svolgono nella sala corsa, ma in fondo la sala corse diventa, come dire, un oggetto che serve al film, cioè diventa una delle sezioni. E poi anche grazie a, come dire, ai agli incontri tra Elio e Laura, la sala assume ancora un altro aspetto, diventa ancora un luogo diverso da quello reale. Quindi, insomma, c'erano tante cose. Mi piace l'atmosfera, ecco. Un'atmosfera però creata a me senza quell'ansia che Che provoca. percepisci di solito? Ma sì, ma io sia un giocatore, insomma. Sono un giocatore per il lavoro che faccio, quindi penso che il mio gioco sia questo. Penso che ognuno cerchi un gioco, no? O abbia un gioco personale nel quale appunto ritrovare il bambino che era. Poi penso che questa sia la chiave della questione. Marco, sì, è venuto sul set un paio di volte, ma appunto io non dovendo fare lui, era poi una persona appunto molto particolare, per cui insomma, mi risulta anche difficile pensare cosa pensasse, cosa insomma, o se si divertisse, se era preoccupato, se si divertì, forse un misto di un insieme di queste cose. Ecco, ho cercato di non lavorare su di lui, quindi quando anche veniva era come, io poi l'avevo conosciuto già anche prima, a parte in trasmissioni, nella trasmissione in altri contesti, però per il lavoro che ho fatto cercavo di proteggermi in questo senso, ho cercato di lavorare, perché poi se no se non lavora in un senso di un'imitazione, fa un lavoro soltanto razionale, come dire, invece qui volevamo far passare l'anima un pochino, no? Del bambino, del giocatore in questo senso, quindi tutto ciò che poteva essere una costruzione abbiamo cercato di allontanarla, veniva, è come se venisse su un set a trovarci, insomma, anche perché in qualche modo riguardava anche lui, però in questo senso non l'ho vissuto né come un problema, né come appunto una manna dal cielo, meno male, così c'è la persona che devo imitare qui e mi aiuta a fare bene lui, insomma. Intanto mi permetterete di aggiungere una cosa per dare uno strumento. Noi siamo partiti da una foto, un giorno ho strappato una foto da un settimanale di moda e l'ho portata ad Elio, ho detto che dici di partire da questo? Lui ha fatto una risatina che era il segno di un'approvazione ed era una foto di Ethan Hawke, che tra l'altro non una foto di scena ma una foto di pubblicità, un profumo, una cosa così. E siamo partiti da quello, lui poi ha fatto un capolavoro perché ha preso questa foto e l'ha riempita di note ogni giorno e credo che cioè, un lavoro. Sì, di Quindi siamo aggettivi. partiti addirittura da quello. No, per la costruzione appunto di questo personaggio immaginario di cui parlavo prima. Quindi insomma, appena ci dicevamo delle cose le scrivevamo e poi era interessante perché questa ricerca che abbiamo fatto venivano fuori cose contrastanti, cioè uno ci diceva una cosa e l'altro il contrario, chi ci parlava di Marco Baldini, quindi veniva fuori da sé un personaggio già fantastico, fantastico nel senso anche insomma, della scarsa aderenza con la realtà, no? Magari, e che era molto più interessante quell'aspetto fantastico che non quello reale, ancora una volta. Ma io guarda, se rispondo subito su questa cosa, penso che dietro ogni cosa drammatica, è drammatica per chi la guarda da fuori, no? Dietro ogni dipendenza c'è una voglia di piacere, no? Cioè di piacere non di piacere agli altri, di provocarsi del piacere, no? Delle soddisfazioni. Quindi in questo senso è una cosa propria del bambino.
Poi è drammatica per chi la guarda da fuori, è come la dipendenza da sostanze stupefacenti o la dipendenza da altre cose, insomma, no? Chiaramente è una ricerca di soddisfazione. E quindi no, dal punto di vista della persona che la vive è una cosa leggera, cioè nel senso è una cosa che gli porta piacere, cosa che magari non fa il suo lavoro, insomma, magari non trae soddisfazioni così tanto, in maniera così viscerale, da altre cose come in quell'ambiente lì. Quindi almeno nella mia modalità di raccontare la cosa non ho mai pensato di caricarla di pesantezza, perché per una persona che, se no perché va una persona... Poi Baldini si distingueva proprio in questo rispetto a delle figure drammatiche. Lui era uno che magari veniva picchiato dallo strozzino, sì. Poi un secondo dopo andava a far ridere in radio, quindi una delle cose che ha attirato, penso, tutti e due di questa storia era proprio questa duplicità, che poi diventa, non so come si dice, otto personalità, diciamo, modo di dire otto personalità insieme. Questa lievità, superficialità di un personaggio che scivolava in qualche modo su tutte queste cose. E poi adesso cerco di ricordarmi in sequenza le domande che lei mi ha fatto. Allora, il libro è stato un punto di partenza che però ho voluto dimenticare, nel senso che per me il lavoro è stato all'inizio quello di prendere Marco Baldini con un registratore e di farmi raccontare tutto quello che nel libro non c'era. E questo mi ha dato anche la possibilità di conoscerlo meglio, di conoscere delle dinamiche, di verificare quelli che erano stati gli stimoli, i miei stimoli iniziali a raccontare una storia del genere, a verificarli con lui. Detto questo, anche il fatto di rendere lieve la storia, ho scritto quella breve introduzione sul mio Pinocchio perché c'è stata una coincidenza, io poco prima di ricevere la proposta di adattare il giocatore, farlo diventare un film, avevo letto un saggio molto bello di Émile Zola su Pinocchio, e io dopo Pater Familias e dopo altri progetti che erano molto duri, molto tosti, molto così, avevo voglia di affrontare un grande classico, avevo voglia di raccontare una storia che in apparenza fosse semplice, ma proprio come le storie semplici, le fiabe, in realtà portassero, come dire, degli elementi di riflessione, sempre con un tono molto lieve. E poi tutte le persone che abbiamo conosciuto e che hanno conosciuto Baldini ci hanno, come dire, confermato questa sua eccentricità rispetto ad altre figure che sono state dipendenti da droghe o da gioco d'azzardo. Cioè, quando lui punta e dice un milioncello, è vero, cioè lui una volta ha fatto un trentello, erano 30 milioni sparati in due secondi, sì, insomma. La distanza completa quella, la freddezza di cui parlavo prima, insomma, distanza dalle cose. Sì, distanza dalle cose. In questo penso che la visione mia e di Elio sia stata molto, molto, molto concorde. Assolutamente, sì. Io addirittura non mi ricordo più quali sono state le mie idee. Sì, no, quelle le mie, cioè. Ormai non... Ma... questo è un pensiero, una riflessione molto breve, però a me succede sempre di fare un pensiero da vecchio, no? Che prima era meglio di adesso. Allora anche i famigerati anni 80, detti famigerati, sembrano molto più leggeri e rassicuranti dei famigerati anni 90 e di quelli del 2000. La scena in cui lui va in radio all'inizio, nell'Opicello, e questo qui senza manco conoscerlo gli affida un programma di rock, non è fantasia, in fondo avveniva così, però da quel mondo sono usciti poi dei personaggi che adesso sono i numeri uno dell'intrattenimento e dello spettacolo, allora anche quella cosa rappresenta in qualche modo quegli anni. E... sì, poi questa cosa della, come che nasceva un po' lì, in quegli anni lì, la voglia di vincere. Ricordate tutti anche gli adesivi, le cose che immaginano sempre tipo così, no? Cioè, quindi nasceva quel desiderio di arrivare, no? Un pochino, quindi anche di diventare qualcuno. Poi diventare qualcuno che vuol dire? Vuol dire anche diventare qualcun altro, vuol dire anche diventare altro da sé. Quindi è questa cosa che si mette in moto, che probabilmente si è messa in moto in quegli anni, è quello che poi abbiamo cercato anche di raccontare, che poi ci portiamo appresso anche noi.